un luogo di rigenerazione urbana e civica che mette insieme una pluralità di risposte di tipo sociale, di coesione sociale, che confinano anche con il mondo della sanità e quindi si prendono cura di alcune fragilità che spesse volte si manifestano in maniera anche diffusa, ma soprattutto anche in maniera diversificata. Quindi diventerà un vero e proprio luogo di comunità. Sarà questa la nuova vita dell'ex caserma Piave, l'immobile storico del centro città tra via Garibaldi e via Ghibellina. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una stazione di posta da recupero e ristrutturazione dei due piani dell'edificio. Si va da sportelli di accompagnamento per la ricerca del lavoro, a corsi di aggiornamento, fino a un punto fisso di servizio sociale per arrivare a accoglienza diurna e notturna, anche momenti di collaborazione con l'ASL per dimissioni difficili, fino alla necessità degli alimenti che possono essere sia erogati attraverso una piccola mensa che ospita 20 persone ma che può fare turnazioni in accordo con Caritas, oppure pacchi alimentari, sostegno a persone che magari si vergognano, come spesse volte diciamo, di chiedere aiuto, e lì possono avere un luogo di plurale risposta. Quindi diciamo che rispondiamo in maniera pulviscolare a una numerosità di possibilità di criticità e di disagio o di fragilità. Sarà realizzato grazie a fondi PNRR dedicati ad azioni sociali per le fasce più fragili della popolazione per un totale di circa 2 milioni di euro. È un immobile che da tempo era chiuso e che grazie a questo intervento riuscirà a dare un nuovo volto a un'area che già è oggetto di interventi specifici, perché grazie ad altri contributi del PNRR appunto è un'area che già è oggetto di cantierizzazione. Con questo progetto andremo a risistemare tutto l'immobile, sia a livello statico ma anche funzionale dentro, quindi di restauro interno, rifaremo le facciate, rifaremo gli interventi che riguardano anche gli interni, andremo a sostituire la copertura con una completamente nuova e soprattutto daremo anche una nuova veste in termini proprio di rispetto ambientale. L'obiettivo è quello di chiudere gli interventi necessari per poi dopo farlo usufruire entro questo mandato, sicuramente entro il 2025.